Il secondo dato è quello della individuazione, come già ha detto il dottore Caldarozzi, di punti di raccolta attraverso veri e propri call center e di agenzie finanziarie che trasferivano il denaro, money transfer. Questo modo, questo tipo di organizzazione, io penso che debba essere frutto di rilevante attenzione anche per strutture di questo genere che possono essere di interesse anche per indagini sul terrorismo internazionale. Eurojust, grazie. Io sui dettagli dell'operatore sarebbe impossibile dare, seguendo i normali sistemi di cooperazione giudiziaria, la convenzione di assistenza giudiziaria. E hanno consentito di raccogliere indubbi elementi di responsabilità nei confronti di numerosi indagati di etnia curdo-irachena che gestivano traffici di esseri umani con un ingresso nelle frontiere marittime italiane, la zona adriatica, che venivano poi smistati in altri paesi europei, in particolare Francia e Regno Unito. Con me dell'indagine all'inizio, che è stato trasferito, ahimè, l'ho dovuto fare da solo, e ho di costruire in maniera estremamente chiara, ritengo, quella che era una nazionale di polizia del Dipartimento della Difesa. È un servizio che è nazionale, ma anche quello internazionale, così come è stato già sottolineato.